Allora, buongiorno a tutti, questo seminario. Prima di tutto, grazie al dottor Maurizio Federico che ha accettato questo invito, una breve sua presentazione. Maurizio Federico ha una lunga carriera all'Istituto Superiore di Sanità Roma, che è iniziata negli anni 80, dico bene. Ahimè sì, 82. Diciamo fine anni 70. Però la sua carriera nella ricerca specificamente virologica, tu correggimi se dico delle differenze, ma mi sembra di aver quadrato questo. Tra l'altro, precisamente nel periodo in cui iniziava la vicenda dell'HIV, non a caso è stata la tua linea di ricerca per decenni, nella quale Maurizio Federico ha contribuito, mi sembra, anche a dire cose molto rilevanti, sia dal punto di vista delle ricerche di base della biologia cellulare e molecolare del virus, sia anche in una prospettiva clinica, a partire dal sequenziamento, mi sembra di ricordare, del primo caso di HIV italiano e così di seguito. Primo ricercatore inizialmente, successivamente dirigente di ricerca, così si dice Grazie. prima. Giustamente, nel Centro Nazionale La salute globale dell'istituto. ma inizialmente hai Al Centro Nazionale di Esse, sì. E attualmente sei direttore del Centro Nazionale per la Salute Globale presso l'Istituto Superiore di Sanità, dove dopo questa lunga esperienza in ambito virologico, tra i tanti temi verso cui ti sei diretto, sono stati sostanzialmente i vaccini, insomma. Mi sembra di capire che sei stato e sei il principale responsabile di uno dei fiori all'occhiello dell'Istituto Superiore di Sanità, con questa piattaforma. Sì, Almeno vista da fuori. così è presentato, questa piattaforma di vaccini basati sulla tecnologia dei linfociti Certo. citotossici, questo è il senso, quindi con la possibilità di applicarli sia in ambito squisitamente infettivologico, ma anche in ambito oncologico. E da ultimo, come tutti travolti, insomma, dalla vicenda degli ultimi 3 anni, aprendo anche molto attivamente e brillantemente un orizzonte, una prospettiva anche nell'ambito del SARS-CoV-2 Covid, con una proposta di vaccino, devo dire, molto particolare e brillante, di cui immagino Certo, ci parlerai, anche perché come concezione è davvero particolarmente originale e innovativa, che peraltro apparentemente da un lato scevra di tanti problemi che affliggono i vaccini che abbiamo in questo momento, e dall'altro è basato su una concezione che in linea di principio avrebbe anche potuto e potrebbe scavalcare anche tutto il tema della mutazione del virus, delle varianti, eccetera, eccetera. grazie. Un progetto che è rimasto al palo. Che è rimasto al cassetto. Sì. Io personalmente ho avuto l'occasione, prima di conoscere, inizialmente di conoscere 3 anni fa il lavoro di Maurizio Federico proprio su questo fronte. Poi ci siamo conosciuti personalmente e successivamente proprio per l'interesse sul tema del Covid in generale e dei vaccini Covid in particolare. Devo dire che sono stato molto lusingato di scoprire che quelle perplessità che nutrivo da un punto di vista, diciamo così, fino adesso per quella che è stata la mia possibilità di natura teorica, insomma, in qualche modo sono condivise sia sul fronte Certamente. dell'efficacia che della sicurezza. Questo è quanto. Grazie, grazie Marco. Come prima cosa, non so questo microfono se e quanto funziona, che mi dite? Sì, dovrebbe funzionare. Allora, grazie per questa presentazione, grazie per questo invito, per me è particolarmente importante, mi fa particolarmente piacere entrare in un ambiente universitario dove vedo tantissime facce giovani e giovanili. Cosa che mi è, ahimè, preclusa lavorando all'Istituto Superiore di Sanità, in cui l'età media sfiora quella della pensione. Insomma, quindi, come dire, mi godo questo privilegio e ringrazio di questo, Marco. Allora, io devo purtroppo
premettere, questa è una premessa, diciamo, istituzionale doverosa, che devo fare per tutti i seminari a cui che sono chiamato a tenere, ovvero sia che tutto quello che dico è frutto del mio studio, delle mie convinzioni personali e non rappresenta in alcun modo la posizione del mio istituto, l'Istituto Superiore di Sanità. E riguardo ai conflitti di interesse, ovviamente non c'è nulla di particolare da dichiarare. L'intervento che volevo fare si divide fondamentalmente in due parti, ovvero sia nella prima parte cerco di fare un excursus su quello, diciamo, su quello che abbiamo vissuto in termini di vaccini e di vaccini anti-SARS-CoV-2 e di tante verità che un pochino sono emerse, ma in molti casi non sono venute così alla luce, così in maniera eclatante. E in una seconda parte, nella seconda parte della mia parlata, vorrei semplicemente sintetizzare quello che in maniera molto generosa Marco ha definito come approccio brillante. Comunque sia, una nostra proposta che è stata in termini di vaccino anti-SARS-CoV-2, una proposta alternativa a quello che noi abbiamo conosciuto, che noi tutti abbiamo conosciuto, e che purtroppo, nonostante all'inizio abbia avuto un apparente interesse da parte dell'autorità, della governance, del ministro, eccetera, eccetera, poi in verità si è risolta in una storia di ordinaria indifferenza, insomma. Ma questa è un'altra questione, non è scientifica, è politica. Allora, è inutile che io premetta nulla sul discorso della malattia del SARS-CoV-2, di quello che abbiamo vissuto in termini sociali, in termini sanitari e delle perdite che ha comportato. Io volevo, come dire, porre l'accento su delle, come ho detto, peculiarità del vaccino, che più della tipologia di vaccino che più abbiamo conosciuto alle nostre latitudini, ovvero sia il vaccino anti-SARS-CoV-2 a base a mRNA. Allora, come immagino saprete tutti, la struttura di questo vaccino è fondamentalmente formata da una nanovescicola, microvescicola, composizione di lipidica sintetica, dentro la quale è incapsulata la molecola di RNA, di messaggero RNA, che codifica per la proteina Spike. Devo premettere, praticamente tutto, le proposte vaccinali che sono state fatte fino ad ora si basano sull'induzione di immunità anti-spike, quindi diciamo non c'è nulla di originale, ma l'originalità di questa, la troppa originalità di questa proposta è dovuta al fatto di in quale maniera fare esprimere all'organismo quantità di proteina spike sufficienti per indurre una risposta immunitaria utile. Poi vedremo che la risposta immunitaria putativamente utile è stata indotta, ma con qualche addentellato non propriamente secondario. Quello che succede quando una particella, una nanovescicola vaccinale entra dentro una cellula, tipicamente nelle cellule muscolari, viene liberato l'RNA messaggero che produce la proteina spike, e questa proteina spike viene rilasciata, anche se poi, come dire, questo non è un concetto molto condiviso, ma poi la verità è che la proteina spike sia rimane sulla superficie della cellula, sia viene rilasciata in circolo, e questo in certi casi non è non è stato un gran risultato. Questa è diapositiva semplicemente per far vedere quello che ci può attendere nel futuro. Voi avrete notato che recentemente è venuta su anche un nuovo argomento nell'utilizzo di questa tecnologia contro i tumori. La tecnologia vaccinale a base di mRNA, qualche settimana fa, come dire, molti media hanno riportato che possa essere con successo utilizzata per combattere certe forme di tumori. Beh, vi dico che è un concetto molto molto ottimistico, molto avanzato, e purtroppo non è così semplice. Ma il futuro di questa tecnologia è rappresentato in questa figura, nel senso che ci sono già tanti lavori pubblicati in cui si è dimostrato che la molecola di RNA che entra nella cellula non solo può essere tradotta, come in effetti viene tradotta, ma può anche autoreplicarsi, nel senso che c'è una tecnologia, non
non ho il tempo di approfondire. Comunque, una tecnologia tale per cui aggiungendo nell'estremità 5' della molecola a mRNA, questa molecola nella sua interezza dentro la cellula inizia ad autoreplicarsi. E quindi, se già, come dire, la quantità di spike che abbiamo dovuto conoscere in questi vaccini era eccessiva per tanti motivi, con questa nuova tecnologia su cui tanti ricercatori stanno studiando, e la quantità di prodotto, diciamo, estraneo che noi vogliamo introdurre nella cellula diventerebbe una quantità veramente incredibile, poi con conseguenze che bisognerebbe pure capire quali potrebbero essere conseguenze, perché la tecnologia sta praticamente ricostruendo quella che è la biologia di un virus, praticamente una molecola di RNA che entra in una cellula e si autoreplica. Ma mentre la natura ha delle, come dire, dei controlli particolari che neanche conosciamo in fondo, come dire, la tecnologia a volte può sfuggire di mano, non lo sappiamo. Comunque, questa è un'informazione che vi do. E come questa diapositiva è semplicemente un'informazione che immagino sappiate tutti, ovvero sia su cosa è successo alle povere persone che hanno subito l'infezione severa, la malattia severa da SARS-CoV-2 e che hanno perso la vita o che sono stati molto molto aggrediti da questo virus. Fondamentalmente il virus che entra attraverso le vie aeree superiori, segnatamente attraverso entra attraverso la cavità nasale, si replica in prima istanza nelle cellule ciliate dell'epitelio nasale, poi piano piano si può diffondere nei polmoni, e quello che succede, l'evento critico della malattia SARS-CoV-2 è la tempesta citochimica, ovvero sia un rilascio di fattori solubili talmente violento, talmente incontrollato da generare quella che si chiama praticamente una produzione di liquido all'interno degli alveoli polmonari che porta, destinato inevitabilmente a portare alla morte. Quello che è successo, può essere successo o che si pensa essere successo nei soggetti vaccinati in cui si è sviluppata la risposta immunitaria, è che questo step fondamentale, cioè della tempesta citochimica, è stata in qualche modo tenuta sotto controllo, inibito o comunque, diciamo, mantenuto a livelli sopportabili per la vita. Quindi, come dire, la differenza tra vaccinati e non vaccinati in termini di protezione, laddove c'è stata protezione, è stata proprio la modulazione di questa tempesta citochimica a livello dei polmoni. Allora, io queste diapositive le ho messe l'altro giorno perché 2 giorni fa è uscita dall'Ambrosetti, che io non saprei definirmi cosa diavolo sia, comunque European House Ambrosetti, praticamente è una congrega di professionisti al quale si rivolge Confindustria in maniera a volte anche compulsiva. Comunque ha sintetizzato 3 anni di Covid in qualche paginetta, ma la cosa più interessante, ha prodotto dei grafici sulla base dei dati che abbiamo prodotto noi dell'Istituto Superiore di Sanità. Grafici che voglio far vedere. Questo primo grafico, secondo me, è già di per sé molto interessante. Qui si unisce la pandemia, l'epidemia che abbiamo subito in Italia, gli interventi di natura sociale, Green Pass al lavoro, obbligo vaccinale, adesso è inutile che ve lo ricordo, purtroppo sono, come dire, punti indelebili nella nostra memoria, obbligo vaccinale, operatori sanitari. La cosa importante, vediamo questa che è la linea delle milioni di dosi di vaccino dispensate nella popolazione, che è una buona approssimazione di quante persone sono state in effetti vaccinate. Io vi dico che il valore assoluto è tra i 40 e i 50 milioni, quindi sono valori veramente alti. E vediamo l'andamento dell'infezione, io parlo dell'infezione virale nel tempo. Cosa, ovviamente, io sono il primo a dire che questi dati, come dire, in cui si mette tutto insieme, possono non avere tutta questa rilevanza, diciamo, scientifica fino in fondo. Ma secondo me questi grafici ci possono far intuire certe cose che possono essere importanti. Ovvero sia, prima di tutto, qual è stato l'andamento dell'epidemia, della pandemia in Italia, in relazione ai vaccini dispensati.
Allora, questa è la, se ricordate, la prima onda, ovviamente qui è molto molto sottorappresentata, ma perché? Non perché la prima variante, cioè la variante alfa, fosse particolarmente buona, anzi forse era la più cattiva di tutte, ma perché al tempo gli strumenti diagnostici erano abbastanza, limitati. Quindi comunque andando avanti col tempo si sono affinati gli strumenti diagnostici e vedete le ondate successive, qui se non ricordo male stiamo parlando della variante Delta e qui stiamo parlando della Omicron, okay? E poi delle varie sottotipi di Omicron e vedete l'andamento vaccinale, vedete la linea dell'obbligo vaccinale, dei Green Pass al lavoro, che è stata la cosa più incredibile che si sono inventati, e il Green Pass per spostamenti, e vedete quanto vaccinazione, obblighi vari, Green Pass vari, ha influito sulla diffusione del virus. Secondo me, secondo il mio modesto avviso, poco o nulla. Prego. So che non è questo il tema principale della discussione di oggi, ma l'ovvia obiezione di fronte a un discorso di questo genere è che senza questi provvedimenti sarebbe stato peggio. Come diceva Gemmato, non c'è la controprova. Allora, noi siamo stati assimilati per certi versi a delle capie per questo tipo di vaccini, nel senso che fino nell'era pre-Covid le procedure per approvare i vaccini erano lunghissime, erano giustamente, si parlava di 5, 6, 7, 8 anni, in questo caso hanno fatto tutto in fretta e furia, portando avanti dei trials di fase 3 senza addirittura il gruppo placebo, cioè senza i controlli e cose del genere. L'obiezione che fai tu è fondata, è talmente fondata che è indimostrabile, nel senso che non possediamo un'altra popolazione italiana da non vaccinare e poi affrontare. Questo è il limite dell'epidemiologia da questo punto di vista. Comunque, dal punto di vista della infezione, poi ci sono solide basi sperimentali che vi farò vedere, per cui questi vaccini sulla infezione hanno fatto poco o nulla. Infezione significa replicazione del virus a livello delle mucose respiratorie e trasmissione, quindi non parlo di malattia. Comunque sia, ci sono solidissime basi scientifiche per affermare definitivamente che questi vaccini all'infezione hanno fatto poco o nulla, hanno influito veramente poco o nulla. Se pensiamo che Green Pass, Super Green Pass, autobus che non puoi prendere, non vai in palestra, eccetera, eccetera, era tutto basato sul discorso della diffusione del virus per arginare il virus, ex post possiamo trarre le nostre conclusioni. Ognuno tragga le proprie, insomma. Prego. Dal mio punto di vista c'è anche però un altro aspetto da tenere in considerazione guardando questo sì. Perché a me fa specie vedere il volume, diciamo, nella prima ondata, sono di Bergamo. Sì. Questo qua, piccolissimo. Che all'inizio, cioè questo è un dato che rappresenta tutta l'Italia, ma sì. All'inizio il virus non era diffuso in tutta Italia. Anche. Piccolo, io me lo immagino tutto su Bergamo e non è così piccolo, considerando che molte regioni italiane non avevano proprio nessun tipo di infezione a tempo. Assolutamente sì. Secondo me anche per un aspetto da vedere, quando si guarda un grafico su scala nazionale, però il virus non era diffuso su scala Ma nazionale. infatti io, la mia riserva su questi tipi di grafici è proprio il fatto che se non stratifichi, se non distingui, se non analizzi, rischiano di essere così, diciamo, cose utili per farci una chiacchiera, per trarre qualche conclusione. Ma la cosa che voglio sottolineare è che però questo tipo di grafica, questo modo di analizzare i dati è stato utilizzato anche da chi ci ha al tempo governato per dimostrare la cosa opposta. Allora, però c'è pure una cosa metodologica. Allora, o questi grafici valgono per tutti o non vale per nessuno. Allora, a questo punto io tiro fuori esattamente i grafici come sono stati utilizzati nel tempo della pandemia. E vi dico, guardate, utilizzando i dati ISS, stratificandoli, cioè non stratificandoli come non l'avete stratificati voi, vi ricordate Speranza con l'omino 39 volte più alto dell'altro, approcci politici che si basavano su, un modo di analizzare i dati simili a questo. Beh, allora, usando la stessa metodologia, io posso dimostrare esattamente il contrario di quello che è stato detto per tanto tempo e che ci ha
condizionato l'esistenza non poco. Adesso poi nessuno va condannato o massacrato per queste cose, però è pure giusto che... Ecco. Un elemento che potrebbe essere disponibile, che secondo me manca, è la letalità. Nel senso che viene dopo. Ecco, viene la diapositiva subito dopo, certo. Questo è solo l'infezione, no, però pure è vero che noi siamo stati a casa, il Green Pass, abbiamo fatto i tamponi una volta ogni due giorni, non tanto perché è un discorso relativo alla letalità, ma perché ci dicevano per il benessere non solo tuo, ma del tuo vicino, della tua persona che sta accanto, insomma, l'hanno impostato tutto sul sociale. Quando andiamo a vedere la mortalità... È una curva cumulativa, perché quindi lì alla fine ci possono essere, non so, una persona che è stata vaccinata una volta, una persona che è stata vaccinata cinque, sì. Quindi non c'è una distinzione. Ecco, in questa diapositiva dopo che faccio, cioè cercano gli Lambrosetti. Sì. Effettivamente a un certo punto sembra un po' scendere, no? Certo. Ecco, mi domando, scende realmente o è perché... Adesso le persone forse, sì, se ne stanno a casa qualche giorno, non hanno... No, ma infatti anche questo, cioè il discorso non è facile da estrapolare da grafici di questo genere, ma se andiamo a vedere il discorso della mortalità, giustamente, ecco, vedete in questo grafico superiore, vedete l'andamento dei decessi nelle varie ondate. Allora, questa è l'ondata alfa, questa è l'ondata delta, che è quella che in effetti francamente ha messo paura a molte persone, iniziano le vaccinazioni, e vedete, questa è l'ondata Omicron, che è quella in verità, diciamo, la meno letale di tutte, ma vedete che questo picco di mortalità assomiglia molto molto, se leviamo questo spike, al secondo picco del Delta, con la piccola differenza che in questa fase gennaio-marzo 2022 erano state appena completati tantissimi cicli. Vedete, terza dose, verde, verde chiaro, come vedete, praticamente a marzo erano state completate tantissimi cicli completi con la terza dose della vaccinazione. E cosa succede? Nonostante questo, nonostante la variante Omicron sia stradimostrato essere la meno letale di tutti, e guardate che cosa è successo. Questo getta anche un minimo di dubbio sul discorso che in effetti però io, come dire, manterrei come valido, ovvero sia che questi vaccini hanno in effetti contribuito a arginare la malattia severa e in molti casi a evitare delle morti. Vedendo questi risultati, che però, come dire, scientificamente fanno acqua da tutte le parti, perché fare di tutto un urban fashion non va bene, però è pure vero che dobbiamo tener conto che quando i milioni di vaccinazioni sono di dosi date, arrivano quasi a 140 milioni, quindi più o meno 2 o 3 a testa almeno, che succede tra gennaio e marzo? Succede in questo picco di mortalità. Poi diciamo che i dati, morti per Covid, morti con Covid, possiamo stare a parlare per la serata intera, quindi non è questa la questione. Però questi dati pubblicati da Lambrosetti, ovviamente sono stati interpretati in un certo modo da loro, se lo vedete questa pubblicazione. Adesso io non voglio fare il solito complottista, però questa pubblicazione, non so se chi ha la vista più buona legge intorno a questo tondo, cosa c'è scritto? Con il contributo non condizionale di Pfizer. Allora, questa è non è che possiamo far finta di niente. Prego. C'è anche un picco, d'accordo, i morti, però i morti su quanti infetti? Cioè, questo... Sì, certamente, ma infatti sono... È un modo di schematizzare le cose un po' così, insomma, perché poi sai, tra gennaio e marzo abbiamo questo picco di morti, tra gennaio e marzo qui cosa abbiamo? Gennaio e marzo del 22, ecco, siamo nella spalla di questo picco grosso, quindi bisognerebbe pure, però c'è pure il fatto della diagnosi, quando è andata l'Omicron, quando è andata Omicron, le diagnosi erano molto molto, cioè la facevano tutti, il tampone, c'era la gente, c'era in taschino, dice aspetta e faccio un tampone e vedo se sono positivo, quando all'inizio ma anche nell'era della Delta non era così, cioè noi per fare una diagnosi andiamo a fare la PCR, RT-PCR, facendo la fila in macchina sotto il sole o nella neve, quindi è un po' diversa la cosa, insomma, quindi difficilmente confrontabile. Comunque
Adesso torniamo, usciamo dalla sociologia e dalla politica, rientriamo un pochino nella ricerca. Allora, importante questa pubblicazione. Questa pubblicazione è uscita nel gennaio di quest'anno, il 2023, a ultima firma Anthony Fauci, che immagino tutti sappiate essere l'organizzatore della sanità degli Stati Uniti, essere uno dei responsabili della Moderna, cioè di una delle due company più importanti nel panorama dei vaccini. Cosa scrive in questa rivista molto molto importante? Fa tutta una disamina di tutti i tipi vaccinali che sono stati sviluppati ultimamente, ha catalogato giustamente i vaccini anti-SARS-CoV-2 come non replicating, cioè nel senso che non sono vaccini che necessitano di un'applicazione di un virus attenuato, sono vaccini a mRNA, per fortuna. Ancora, e cosa ci dice alla fine di questa pubblicazione? Che attempted to control causal respiratory viruses with systematic administered non replicating vaccines è stato per adesso largely unsuccessful. Ok? Questo lo dice Anthony Fauci nel gennaio 2023. Lo dice quando scrive su Celeros Microbe, quindi scrive su un giornale al top del mondo, in cui neanche lui si può permettere di scrivere cose particolarmente non veritiere, e comunque sia, dopo queste 10 pagine di disamina di tutti i vaccini, lui conclude in questa maniera. Allora, questo non significa che sono stati tutti, cioè ci hanno preso in giro, cioè, al di là di conclusioni, come dire, semplicistiche o facilonerie di tutto il mondo, però dobbiamo tenere conto che uno dei maggiori personaggi che ha diffuso, propagandato, promosso questi tipi di vaccini al gennaio 2023 trae queste conclusioni da scienziato. Allora, facciamo un passo indietro. Adesso il rischio che non voglio correre è quello di farla troppo, troppo tecnicista, troppo, troppo complicata, e quindi magari cerco di semplificare le cose. Qui siamo nel dicembre 2021, siamo ancora con le varianti alfa e delta. Questa diapositiva, che è rappresentativa di tanti altri lavori, è semplicemente una dimostrazione di quello che già abbiamo visto prima, ovvero sia che questa approccio vaccinale è stato ininfluente sulla diffusione del virus. Qui gli scienziati che fanno una banale trasfittasi inversa sugli swab, cioè sui tamponi dell'apparato respiratorio superiore, del tratto superiore dell'apparato respiratorio, e vanno a vedere, a confrontare i cicli di RT tra vaccinati e non vaccinati. Come sapete, i cicli più alti sono i cicli, meno è la carica virale, cioè è una cosa anche abbastanza impropria, ma non sto qui a fare polpettoni di virologia, però insomma un modo rapido e un'approssimazione abbastanza plausibile rispetto al carico virale è quello di fare la PCR e vedere dopo quanti cicli appare il segnale. In questo caso, come vedete, riguardo alla variante Delta, si vede che i cicli dei vaccinati sono, seppur di poco, comunque inferiori in una media sconfinata di casi. Adesso non mi ricordo quante centinaia di casi, la casistica a quante centinaia di pazienti assommava, comunque sia non era certamente superiore. Diciamo, questo shift si può definire o uguale o al più, come dire, il numero di cicli di PCR nei vaccinati è minore rispetto ai non vaccinati. Il discorso dell'alfa, come vedete, è leggermente inverso, e questo ci dice come, ci può suggerire, non ci dimostra niente, come in effetti il vaccino che è stato fatto sulla variante alfa, sulla variante Wuhan in verità, possa avere, per quel poco che faceva, perso quel suo minimo di efficacia che aveva nel contrastare la diffusione a livello delle mucose respiratorie. Allora, non so se ricordate, per tanto tempo, quando è uscita questa storia, che lo disse pure Fauci in una intervista pubblica in una TV americana, cioè che questi vaccini non erano in grado di bloccare la diffusione del virus, come dire, la comunicazione generale era quella: sì, vabbè, però a livello di polmoni viene indotta quell'immunità che salva le vite, ok?
in effetti le vite sono state salvate, ma non per l'immunità che è stata indotta ai polmoni. Perché partiamo da un'idea: è difficile che se noi facciamo un inoculo su una spalla, su un braccio, poi la reazione immunitaria possa essere talmente diversa dalla parte nelle vie aeree superiori rispetto a quelle inferiori, tale che nelle vie aeree superiori non succede niente o la protezione è quasi nulla, invece in quelle inferiori succede quello che vorremmo che succedesse. In verità non è così. Allora andiamo in letteratura per capire se può essere plausibile l'ipotesi che il vaccino, pur non essendo capace di bloccare la replicazione nelle vie aeree superiori, lo sia stato nelle vie aeree inferiori. Vediamo che, se andiamo nella letteratura, in cui si confrontano le risposte immunitarie, per esempio qui sono tutti ovviamente modelli sperimentali, modelli animali, quindi analizzati fino al dettaglio, quando si va a confrontare l'immunità via aeree superiori con quelle del polmone, in questo caso, come vedete, a prescindere dalla tipologia del vaccino, le risposte, l'inibizione, se c'è in un caso, ci sta pure nell'altro, cioè il blocco, questo nelle ordinate viene riportato, diciamo, la quantità di virus che è stata riscontrata in questi animali dopo l'infezione, dopo la vaccinazione e l'infezione. Come vedete, se un vaccino funziona bene a livello del naso, funziona bene anche nei polmoni. E questo si è visto anche e fa abbastanza specie che una delle firmatarie di questo lavoro, esattamente con lei, la quale si è inventata l'AstraZeneca in pratica, che è la Sarah Gilbert, lei ha firmato proprio in quegli anni, cioè novembre 2021, un lavoro in cui pure lei dimostra che anche in questo caso, laddove qui si confrontano le IgA a livello dei polmoni, cioè BAL significa il lavaggio polmonare, in confronto con i tamponi nasali, come vedete, per esempio, quando si fa una vaccinazione intramuscolo, se funziona in un modo nei polmoni, funziona allo stesso modo, in questo caso non particolarmente brillante, ma questo è un altro discorso, funziona allo stesso modo anche nei tamponi nasali. Quindi questo discorso del doppio binario in effetti non era plausibile. Questa è una diapositiva molto specialistica, io mi scuso di questa cosa, quindi vorrò semplicemente focalizzare i punti più importanti, ovvero sia la dimostrazione fatta nel luglio del 2022 che a livello dei polmoni l'immunità indotta da questi vaccini era in effetti scarsa o nulla. Io vi ho fatto vedere i risultati fatti su modelli animali, su Science Immunology hanno pubblicato dati relativi all'immunità misurata a livello in pazienti, quindi nell'uomo, a livello dei polmoni, confrontata con i convalescenti. Adesso io vi faccio vedere, semplicemente volevo sottolineare la scarsità di anticorpi che si sono trovati a livello dei polmoni, balla, sì, ancora sono i lavaggi polmonari, rispetto a quello che si può incontrare, che si incontra a livello del plasma del siero. In questi vaccini a mRNA sono efficientissimi nel produrre tantissimi anticorpi in circolo. Quando si va a misurare gli anticorpi nei polmoni abbiamo veramente poca roba. E questo quando si misura l'efficacia contro la variante Delta. Quando si misura l'efficacia contro la variante Omicron, la cosa praticamente sparisce, cioè non c'è nessun tipo di immunità anticorpale a livello polmonare, perché lì è lì che si gioca, come vi ho fatto vedere, tutta la partita si gioca a livello dei polmoni. E qui sulla destra è semplicemente per sottolineare anche l'altra branca dell'immunità adattativa, ovvero sia l'immunità cellulare, quanto sia scarsa in effetti, anzi nulla. Se vediamo la risposta anti-spike CD8 o CD4, i pallini blu riguardano l'immunità nei polmoni, i pallini rossi, i quadratini rossi la quantità di cellule nel circolatorio. Vedete che nel circolatorio qualcosa si trova nei soggetti vaccinati. Nei polmoni c'è veramente in questi casi nulla, quando si va a misurare l'efficienza della risposta CD8 o CD4 e quando si va a misurare l'efficienza in termini di presenza di cellule che producono gli anticorpi, ovvero sia le B-cells, qualcosa c'è,
ne hanno trovato qualche traccia di linfociti B in 3 pazienti su 14, quindi niente di particolarmente eclatante, quando invece nel circolatorio praticamente i linfociti B si trovano tranquillamente. Quindi un concetto fondamentale è capire, per capire questi vaccini se e come hanno funzionato, è capire quello che succede nel circolatorio da quello che succede nei polmoni, perché sono due partite che non necessariamente uno rispecchiano l'altra, una rispecchia l'altra. Va bene, questo è poi, diciamo, il dibattito scientifico si è sviluppato poi nell'immunità ibrida, ma beh, questa è una cosa a cui non darei tanto peso, perché che è successo? A fronte di una popolazione praticamente vaccinata, tutta vaccinata, che succede? Che tanta gente si è infettata lo stesso. Allora, molti scienziati sono andati a vedere, ma che succede in questi pazienti in cui il virus si è replicato o ha fatto danni lo stesso nonostante la vaccinazione, e hanno tirato fuori il concetto di immunità ibrida, cioè l'immunità che si sviluppa come sommatoria dello stimolo vaccinale o con quello del virus. E lì è fiorita tutta una serie di letteratura che in verità spesso volentieri è abbastanza sospetta, perché per esempio questi sono autori importantissimi nel campo, Alessandro Sette, insomma, gente bravissima, però poi quando andiamo a vedere i loro lavori pubblicati fanno degli studi in cui mancano dei controlli non particolarmente secondari, ovvero sia quando vanno a misurare l'immunità ibrida, che ovviamente viene come dire, magnificata come il top, cioè se vuoi essere proprio tranquilla devi essere vaccinato e ti devi essere pure infettato. Va bene, ma allora questi dati che mi proponi li stai confrontando con persone che si sono infettate e basta e non vaccinate? Spesso e volentieri, come in questo lavoro di Alessandro Sette, questo gruppo non viene misteriosamente considerato. Quindi, come dire, sono lavori abbastanza poco, da questo punto di vista, poco controllati. Allora, tutta questa chiacchiera per dire, ma allora come possono aver funzionato questi vaccini mRNA? Cioè qual è il disco? Perché poi alla fine sicuramente, come dicevo, vite ne hanno salvate, malattie ne hanno contenute, ma attraverso quale meccanismo? Perché ci deve essere pure qualche meccanismo. Allora, io vi faccio vedere questa diapositiva, che è un lavoro relativamente vecchio, diciamo del 2018-2019, in cui i ricercatori già utilizzavano questa tecnica, ovviamente applicata a un altro virus, a una proteina di un altro virus, in cui nelle scimmie si andava a vedere il prodotto dell'mRNA dove si andava a localizzare poche ore dopo, 28 ore dopo l'inoculo intramuscolo. E qui si vede in maniera abbastanza evidente di come, seguendo le faccette viola, di come questo vaccino mRNA, questa mRNA si possa, si sia localizzato anche in luoghi anche abbastanza distali rispetto al sito dell'infezione. Qui vedete, questi sono linfonodi, questo è il sito di inoculo, questo è abbastanza distale, questi linfonodi, e comunque sia, già da questi risultati si vedeva che non tutto il vaccino che viene, la preparazione mRNA che viene inoculato resta nel sito di inoculo, ma può espandersi. Questo è semplicemente per dire, dice, come si espande anche solo meccanicamente o anche biologicamente. Questi risultati dimostrano che soprattutto i monociti, macrofagi, monociti, cellule circolanti, hanno la capacità di essere caricati in questo mRNA vaccinale, e questi monociti poi ce li troviamo in circolo. Poi i monociti, i macrofagi hanno un'emivita piuttosto, come dire, lunga, e quindi in pratica questo è anche un modo, è anche una delle spiegazioni per cui l'mRNA o la spike prodotta dall'mRNA può persistere nell'organismo per tanto tempo. Questi comunque sono risultati che come dire, pre-pandemia, in modelli sperimentali non SARS-CoV-2. Ma quando andiamo a vedere tutto questo applicato all'uomo, una pubblicazione di Cell importantissima, ormai datata quasi un anno, ci dice che il vaccino a mRNA persiste nei linfonodi almeno fino a 60 giorni dopo la seconda inoculo. Questo non significa che al 61esimo finisce, sparisce tutto, significa che almeno 2 mesi sta in circolo.
Allora, queste sono tante figure, insomma, io non voglio annoiarvi troppo per farvi illustrare cose. Diciamo che il grafico più importante può essere questo, anche se il meno attrattivo dal punto di vista grafico, però ci dice che c'è una misurazione della quantità di mRNA in circolo e si vede che un picco a 37 giorni, poi scende, poi tende a risalire, ma fondamentalmente tende a stabilizzarsi fino al day 60, dove non sparisce, dove persiste da questo punto di vista. Quindi la spike persiste nell'organismo, l'mRNA e la proteina persiste nell'organismo. I ricercatori hanno stabilito che questa quantità nel plasma, che è una quantità importantissima, misurata ovviamente non più di 2 giorni dopo l'inoculo del vaccino, perché dopo inizia la risposta, inizia gli anticorpi a essere prodotti e poi gli anticorpi si complessano con la spike, e quindi la quantificazione della spike a lungo, a troppi giorni dall'inoculo può essere veramente inficiata dal discorso che molta spike può essere complessata con l'anticorpo e quindi non può essere visibile. Quindi il spike libero e misurabile arriva addirittura quasi a 200 picogrammi ml, che sembra poco, ma francamente non è poco, ed è poi resta associato alle cellule. Queste sono le conclusioni di questo lavoro su Cell. Allora, il meccanismo, ritorniamo al possibile meccanismo, tenendo in considerazione che quindi la spike persiste per tanti giorni. Un possibile il meccanismo fondamentalmente non è ancora noto. Io tendo solo a sottolineare che le cellule protagoniste della tempesta citochimica sono i macrofagi alveolari, che sono quelle cellule che si anneriscono nei fumatori, cioè per essere molto, molto, molto esplicito, nella prima barriera tra l'ambiente esterno e il tessuto polmonare, e questi sono i protagonisti della tempesta citochimica, nel senso che quello che succede in termini di rilascio di fattori solubili, queste sono le cellule che le producono. Succede anche che queste cellule, questi macrofagi, quando nei soggetti infetti, cioè quando interagiscono con la spike vaccinale, rilasciano tutta una serie di citochine, tra cui anche il TGF-beta. Questa citochina è particolare. Perché è particolare? Perché ha un effetto, a differenza di tanti altri fattori solubili che provocano il cytokine storm, cioè provocano l'infiammazione, hanno un effetto regolatorio sulla cellula stessa che la produce, ovvero sia un effetto autocrino, e anche sulle cellule, un effetto paracrino, cioè sulle cellule che non hanno conosciuto, che non hanno interagito con la spike. Allora, e hanno diversi autori hanno spiegato, hanno dimostrato che la spike induce il TGF-beta negli macrofagi alveolari, e contemporaneamente questa citochina rende questi macrofagi alveolari praticamente delle cellule anergiche, cioè non più in grado di rilasciare tutti i fattori solubili che di solito rilasciano quando interagiscono con spike. Allora, una delle possibili spiegazioni, adesso questa è un po' complicata come figura, però cerco di sintetizzarla, ovvero sia, nei soggetti vaccinati succede che la spike, che è in circolo, che persiste, che non sparisce dopo poco tempo, può interagendo con le cellule epiteliali del sistema respiratorio, queste cellule possono essere indotte a rilasciare la citochina TGF-beta 1, in questo caso, TGF-beta diciamo in generale, e questa può contribuire all'energizzazione dei macrofagi alveolari. Questo tipo di meccanismo potrebbe essere, e sottolineo potrebbe perché dimostrazioni dirette non ci sono, però è un meccanismo che possiamo proporre per capire, per spiegare come questi vaccini in effetti in molti casi hanno arginato la tempesta citochimica perché c'è stato il rilascio di fattori solubili che hanno bloccato le cellule che rilasciano i fattori solubili infiammatori, e quindi la malattia severa ha avuto più difficoltà a farsi strada e il paziente, per fortuna, si è salvato da questo punto di vista. Quindi, questo, una cosa che dobbiamo capire riguardo alla proteina spike in genere è che gli effetti che lei induce sono effetti di disregolazione immunologica.
La disregolazione si può manifestare con un rilascio di fattori infiammatori o anche fattori antinfiammatori come può essere TGF-beta. Questa proprietà però ha avuto e purtroppo continua a avere probabilmente delle controindicazioni, ovvero sia che può indurre in questo caso, per esempio, la cosa più diffusa, il fatto di intaccare il delicato equilibrio del sistema immunologico può fare sì che questo sistema immunologico non sia più in grado, per esempio, di controllare le infezioni latenti. E qui in questo lavoro, che ormai è, diciamolo, quasi vecchio per come va avanti la scienza, nell'agosto del 22 c'è la dimostrazione che questi vaccini mRNA la somministrazione di questi vaccini si associa allo sviluppo al fatto che riappaia, per esempio, il fuoco di Sant'Antonio, cioè in questo caso il varicella zoster, insomma. È così come questi virus, altri virus latenti, nel senso che quando vai a intaccare il sistema immunologico è molto facile che vengano fuori delle cose che altrimenti, delle infezioni latenti che altrimenti sarebbero state controllate dal sistema immunitario. Questa invece è una cosa molto più di impatto e probabilmente molto più importante, anche se molto molto misconosciuta, oserei dire in questo momento sottaciuta, ovvero sia che lo squilibrio del sistema immunitario può anche favorire delle situazioni in termini oncologici, ovvero sia laddove già si è sviluppato una manifestazione, una cellula in forma tumorale, ma laddove il sistema immunitario è in grado di controllarla, può succedere, sempre in questo caso attraverso l'azione di TGF-beta, e io in questo caso sono più esplicito perché questi sono lavori pubblicati in riviste internazionali americane, in questo caso laddove iniziano dei processi di trasformazione che l'organismo è in grado di controllare, purtroppo può succedere che un eccesso di questa TGF-beta possa favorire la transizione tra la cellula normale epiteliale a quella diciamo mesenchimale, quindi una trasformazione di tipo oncologico con sviluppo di metastasi, e anche c'è qualcuno che ipotizza anche sviluppo di tumori primari, mentre per la metastasi ci sono le dimostrazioni formali che faccio vedere questo lavoro in cui viene pubblicato proprio, cioè sono stati fatti esperimenti in laboratorio con modelli animali in cui si dimostra che la proteina spike, ma non altre proteine del virus, sono in grado di indurre questa transizione da cellula, diciamo, normale a cellula tumorale. E questo è un argomento veramente, secondo me, importante, tra i più importanti da approfondire nei possibili, non augurabili effetti collaterali di questi vaccini. Le osservazioni nell'uomo sono praticamente a zero, nel senso quelle riportate in letteratura, non quelle che possiamo vedere nella vita comune, eccetera, eccetera. Tanti di noi, io per primo, visto persone vaccinate hanno sviluppato dei tumori terribili, però vabbè, c'è sempre il discorso, se non si fosse vaccinata, perché magari sarebbe stato lo stesso, magari no. Comunque, noi sappiamo dalla scienza che, dai risultati scientifici, scusate, che la proteina spike è in grado di favorire le metastasi tumorali. Questo lo dobbiamo accettare. La proteina spike è in grado di indurre malattie autoimmunitarie, cioè risposte autoimmunitarie. Questo è sempre per il discorso dello squilibrio dell'apparato immunologico, del sistema immunologico. Quando si va a interloquire in maniera impropria con gli equilibri delicati del sistema immunologico, può succedere che, per esempio, si sviluppino delle importanti patologie autoimmunitarie. Qui, per esempio, c'è tutta una serie di anticorpi che vengono sviluppati in relazione alla vaccinazione, anticorpi contro proteine del corpo, delle nostre proteine, cioè di autoanticorpi. Ho sottolineato, vabbè, per questioni personali, anticorpi antitrombopoietina, ma ci sono state dimostrazioni, per esempio, anticorpi anti-megacariociti, anti-CD34, cioè anticellule staminali ematopoietici, quindi patologie autoimmuni veramente importanti. Però il problema è che siamo sempre nell'osservazione, non ci sta
uno straccio di lavoro, diciamo, meccanicistico per capire quali possono essere i meccanismi. Prego. Scusami, tutto questo lo riconduce, diciamo, a una sorta di squilibrio, perché sì, apparentemente, diciamo così, all'ascoltatore, tanto più non è tutto addetto ai lavori, uno direbbe va bene, però da un lato, allora ci siamo appena detti che un'ipotesi sulla protezione dal Covid grave, l'immunosoppressione, dopodiché però clinicamente, almeno dal punto di vista osservazionale, siamo di fronte a una, tutto sommato anche a una letteratura non vastissima ma convincente invece sull'autoimmunità, certamente, in parte post-Covid e sicuramente post-vaccinato. Quindi da un lato immunosuppressione, però dall'altro anche autoimmunità. Esattamente, perché questo fa parte del concetto di squilibrio immunologico, nel senso che laddove certe citochine regolatorie come il TGF-beta per esempio è molto particolare, perché in certi target cellulari ha un effetto e su altri target cellulari ha l'effetto opposto, cioè quindi sono tutti equilibri molto delicati che purtroppo forzandoli in maniera inappropriata possono poi portare a effetti non desiderati del genere. E questo certo non faccio distinzione, in effetti ciò che è successo o sta succedendo con i vaccinati può succedere o può essere già successo per gli infettati, perché se ammettiamo che la spike sia la protagonista di questi eventi, certamente, come dire, nell'infettato di spike in circolo non ce ne va tanta, francamente, cioè, bisogna tenere conto pure questo, mentre nei vaccinati, come abbiamo visto, la situazione è completamente diversa. Però sono assolutamente d'accordo con la tua osservazione. E andiamo avanti qui con una nostra mia collega, vabbè, io non sono parte in causa, qui sono in conflitto di interessi, quindi non dico niente, non commento, ma tra gli effetti non desiderati di questi vaccini c'è il discorso dell'attacco alle cellule cardiache. E una mia collega dell'Istituto di Sanità ha stilato una review, ha pubblicato una review che è stata, voglio dire, smentita dall'istituto, dal mio istituto stesso, e quindi da qui è nata una diatriba di cui vi risparmio particolari, ma che ha avuto il grande vantaggio di rendere questo lavoro di Loredana molto 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 famoso, molto diffuso, e quindi francamente sono contento in maniera, come dire, egoistica per Loredana per il successo di questo suo lavoro. Come dicevo Oscar Wilde, bene o male perché se ne parla. Bravissimo, totalmente d'accordo. E poi, ecco, questo è un lavoro uscito il 5 maggio, tanto per parlare di censure, perché la Loredana ha scritto cose che non stavano nel cielo né in terra, esce il 5 maggio del 2023 su Science Immunology, non solo esattamente ciò che Loredana ha descritto nella sua review, ma negli Stati Uniti hanno cominciato a studiarne il meccanismo. Quindi, come al solito, stanno avanti a noi anni luce, perché mentre noi stiamo dibattendoci sul ma ci vogliamo smettere a studiare queste cose, no, non lo facciamo, loro negli Stati Uniti, ma anche in Germania, già hanno pubblicato su una top journal come Science Immunology un possibile meccanismo degli effetti anticellule cardiache indotte dai vaccini mRNA. In questo caso si descrive un eccesso di fattori solubili spiccatamente infiammatori come motore trascinante della patologia delle cellule cardiache, associate pure con lo sviluppo, con la differenziamento di macrofagi profibrotici, nel senso che tutta questa azione concertata fa sì che le cellule muscolari cardiache ne abbiano a soffrire in maniera tale da indurre miocarditi e pericarditi importanti. Parliamo di ricovero ospedaliero e non parliamo di miocarditi da ambulatoriale. Comunque, vabbè. Allora, questo, due parole sui nuovi vaccini. Come sapete, a un certo punto escono fuori i vaccini bivalenti, ovvero sia, visto, come dire, il virus quanto correva, si è deciso corriamogli appresso, cioè si è sviluppato Omicron, facciamogli un vaccino, facciamo una preparazione in cui all'mRNA con la spike di Wuhan mettiamo anche un mRNA della spike dell'Omicron.
e vediamo se e quanto hanno funzionato. Questo perché ha una rilevanza, perché all'indomani di questi vaccini bivalenti, per esempio, il governo italiano ha preso tutte le rimanenze del vaccino monovalente, che è una quantità che neanche vi so dire, e l'ha presa e l'ha buttata via, ok? E l'ha sostituita tutte con questi nuovi lotti di vaccini, senza curarsi di andare a capire ma quanto questi nuovi funzionano meglio di quelli vecchi, che, come dire, dal punto di vista, diciamo, politico, di governance, non è una domanda oziosa o banale, insomma. Il 1 settembre 2022 Nature già anticipa questo fatto, ovvero sia che per meccanismi immunologici particolari, che si chiamano imprinting immunologico, la risposta di questi, in termini di anticorpi indotti di questi vaccini bivalenti, non può essere considerata migliore di quella offerta dal vaccino monovalente. Qui siamo al 1 settembre 2022, quindi tanto tempo fa. Allora, questa è la dimostrazione del perché si chiama Original Antigenic Sin, ma senza stare troppi nei dettagli, e il meccanismo è che se noi induciamo una risposta immunitaria verso un patogeno e questo patogeno leggermente muta o tira fuori degli epitopi nuovi, dei determinanti antigenici nuovi, e noi continuiamo se stimoliamo con un vaccino diretto verso il nuovo patogeno, il sistema immunitario continuerà a rispondere prevalentemente verso il vecchio patogeno. Cioè il peccato originale, nel senso che il sistema immunitario tende a ricordarsi il primo stimolo piuttosto che a sviluppare un'immunità nuova verso i nuovi epitopi formati dalla nuova variante del patogeno. E il risultato è semplice e banale. Adesso focalizziamoci con questo studio pubblicato da David O, che è stato uno dei maggiori. Che succede? Ah, scusa, non l'ho visto. Quindi, rispetto a quello che hai detto, l'imprinting immunologico avrebbe funzionato se una persona non avesse mai contratto il virus né un vaccino. Naivo totale. Sì, assolutamente sì. Ottima osservazione. Peccato che dovevamo vaccinare tutti. E quelli che non si sono vaccinati non hanno nessuna intenzione di vaccinare. Quindi lì sì. Come? O comunque con un'alta probabilità di essere dei guariti. Sì, molto probabilmente. Questa, sì. Questa discussione, come sottolineavi tu all'inizio, il tema dei convalescenti è una specie di elefante nella stanza che non viene mai considerato. Ma... Sì, la circolazione del virus... 40-50% delle popolazioni a percentuali più. Certo, la circolazione dei virus è stata molto molto superiore di quello che noi immaginiamo o che viene riportato. Adesso non voglio essere tranchant dicendo che più o meno ci siamo infettati tutti, però tantissimi di noi hanno una memoria immunitaria, pur non essendo mai stato malato o avendo mai evidenza di tamponi positivi, hanno una memoria immunitaria, per esempio cellulare, positiva al SARS-CoV-2. Questo è stato riportato anche in pubblicazioni scientifiche. Quindi ciò che noi vediamo è un'approssimazione molto in difetto di quella che in effetti in verità è successa. E in questi dati pubblicati da questo grande scienziato che si è diventato famoso nella ricerca dell'AIDS, Davide O di Boston, adesso non so se sono Laron Diamond di New York, adesso lavora, dimostra semplicemente, fa un confronto. Nell'epoca Omicron, se noi facciamo le canoniche tre vaccinazioni e poi facciamo la quarta con il vecchio vaccino o la quarta la facciamo col bivalente, cosa che poi è successa, andiamo a vedere se c'è un vantaggio. Adesso è un grafico piuttosto complicato, ma focalizziamoci in questo tondo. Il vantaggio si misura nello shift tra questa media viene misurata in riduzione della dose infettante al 50%, significa semplicemente una misura di quanto efficace è la risposta anticorpale nel siero, nel plasma. Allora, la differenza nei titoli è tra 1360 e 1609, cioè
questa, guardate quanti pazienti sono stati, quante persone sono state testate, quindi praticamente la differenza non esiste, statisticamente non esiste assolutamente, ma anche oggettivamente uno shift del genere, cioè un nulla di più, non giustifica certo, per esempio, buttare via milioni di dosi vecchie per sostituirle con le dosi nuove e di risparmio in quanto lo Stato abbia pagato una cosa del genere. Questo tipo di verifica della sostanziale inutilità dei vaccini bivalenti viene ulteriormente rafforzato nel maggio del 2023, cioè l'altro ieri, in studi simili in cui ancora una volta si dimostra che quattro dosi monovalenti rispetto a tre dosi monovalenti più il bivalente, vedete qua, qui la differenza, è sempre questa differenza minima e che praticamente conferma i dati già pregressi. Quindi pure il discorso di correre appresso al virus, come si dice, può avere un senso, ma spesso e volentieri bisognerebbe farlo in maniera un pochino più sensata da questo punto di vista. E qui finisco la mia trattazione in vero un pochino critica su questo discorso dei vaccini, che però insomma tutto sommato ha rappresentato una risposta a un problema veramente importante che abbiamo vissuto. E i messaggi in sintesi sono di questo tipo, cioè che il vaccino riguardo alle vie respiratorie induce poca poca immunità, soprattutto, ma anche in quelle superiori, oltre che quelle che nei polmoni. Che l'effetto sul possibile effetto di inibizione della tempesta citochinica può essere una conseguenza di una inibizione a livello immunitario, che però inibizione a livello immunitario che non si sviluppa solo purtroppo nei polmoni, ma sviluppandosi nell'intero organismo può portare a qualcosa ancora di misterioso, ma che vediamo, è inutile nasconderci, nella vita comune, anche se i numeri sono piccoli, il numero di vaccinati è talmente grosso che anche lo 0,01% di tutti i vaccinati è un numero importante e che avrebbe dignità di essere di attenzione da parte dello Stato, da parte della ricerca e da parte di chi ci studia su queste materie. E i problemi che si sono sviluppati sono che si stanno sviluppando infezioni latenti che escono fuori. Questo, cioè, non abbiamo una dimostrazione sull'uomo, solo sperimentali riguardo alle metastasi, sicuramente effetti cardiaci e autoimmunità. E il discorso sui vaccini bivalenti l'abbiamo già fatto. Questa prima parte l'ho conclusa. Se ci sono domande, io adesso poi in questa seconda parte cercherò in maniera molto, molto sintetica di raccontare quello che noi abbiamo cercato di sviluppare all'Istituto Superiore di Sanità in termini di vaccini alternativi, che però insomma sicuramente ha una portata meno generale, un po' più specifica. Se ancora mi permetti, se mi permette anche Silvio, che mi dice la parola, non è una domanda ma è una chiosa, il tuo discorso è stato ovviamente giustamente, diciamo, di orientamento biologico sperimentale basato sulle evidenze, diciamo, di tipo molecolare, funzionale e immunologico. C'è un aspetto da tenere presente rispetto ai nuovi vaccini, anche sul versante regolatorio, non banale tutto sommato, perché rispetto a come sono stati gestiti, va tenuto presente che mentre i primi vaccini, diciamo la prima generazione, quella contro il virus wild type, insomma, è stata autorizzata per quanto con tutta la procedura molto particolare, emergenziale, condizionata, insomma, che tutti abbiamo scoperto che prima era di nicchia, però sulla base di evidenze cliniche, e questo è importante, cliniche limitate, l'abbiamo anche discusso, insomma, sugli endpoint che erano anche più semplici da raggiungere, abbinata in fretta, l'emergenza, eccetera, eccetera. Ma quelli avevano un'evidenza clinica di capacità di ridurre, almeno in un certo arco di tempo, i casi di Covid clinico. I bivalenti e gli aggiornati, di cui tu adesso invece ci hai parlato, sono stati i primi. Tu hai fatto vedere dei lavori sui livelli anticorpali. I livelli anticorpali sono precisamente l'endpoint surrogato che è stato utilizzato per dire: noi il bivalente lo autorizziamo senza chiederci se ha dei risultati clinici, perché i risultati clinici non sono mai stati verificati in nessun trial regolatorio,
ma sulla base del fatto che evocano dei livelli anticorpali sovrapponibili a quelli della prima generazione del vaccino, che è il modello, per dire, del vaccino antiprezzale. Il vaccino antiprezzale non va incontro ogni anno, non va incontro nessun tipo di verifica di efficacia sul campo. È il cerco dell'emisfero boreale, dell'emisfero australe, scusami, e titolo anticorpale che e la seconda generazione dei vaccini aggiornati, nemmeno sulla base dell'autorizzazione, nemmeno sulla base degli anticorpi, ma sulla base della analogia della piattaforma biotecnologica. Ovvero, semplicemente dicendo, siccome funziona una, funziona anche l'altra, finisce verso un certo profilo antigenico, ha funzionato, allora la sostituzione con un'altra sequenza di RNA che offre alcuni antigenici differenti dovrebbe fare la stessa cosa. Fatto salvo che, come giustamente ci facevi vedere, poi uno scopre solo successivamente, solo sul campo all'indomani comunque di un'autorizzazione che porta, per esempio, a sostituire delle enormi scorte con delle altre enormi scorte, che alla fine il prodotto nuovo al meglio fa quello che faceva il prodotto precedente. Questa è un po' l'assurdità. Anche non è un dettaglio, non è banale, perché quanti, facciamo il calcolo di quanti milioni di euro lo Stato ha buttato via per queste storie. Io volevo fare una domanda, ma era una chiarificazione, perché mi scuso, certo. Potrei usare una terminologia anche un po' impropria. Però io mi chiedevo, in parte ha già risposto, però vorrei essere certa, che questo squilibrio nel sistema immunitario causato dalla spike da vaccino, che ha tutte quelle conseguenze di chi le ha parlato, sì, potrebbe avere, sì. Tumore, cioè, ce l'ha solo il vaccino o ce l'ha anche la spike da infezione? E se sì, oppure anche se no, noi abbiamo degli studi in un certo modo controllati che ci danno un'idea di quanto e come questo avvenga. Perché il problema a cui faceva riferimento della mancanza di controlli nei trial che sono stati avviati, certo, a me è venuto in mente anche in questa circostanza, perché benissimo, però a questo punto a me, ripeto, da non clinico mi viene a pensare, ok, ma se tutti e due mi danno questi effetti, però il vaccino quantomeno mi evita, certo, di morire per... Certo, certo, la... assolutamente. Sì, sì, la domanda è molto pertinente. La differenza fondamentale è la seguente. Quando si vaccina, quando si dispensa l'mRNA via intramuscolo, si genera una risposta anticorpale, ma si genera anche livelli di spike importanti a livello circolatorio, ok? Questo non succede con l'infezione. Nell'infezione il virus si replica anche quando fa tantissimi danni, fondamentalmente a livello delle vie respiratorie. Si diffonde anche nel torrente circolatorio, ma in maniera molto, molto, molto più contenuta. Per esempio, noi quando lavoriamo con i topi infettati troviamo una quantità di virus spaventosa nei polmoni, nel sangue troviamo quasi niente. Ma sull'uomo l'abbiamo fatto? Sull'uomo sì, siamo, come dire, tanti topi di laboratorio, ma non credo sia tanto, non lo so, fra poco ci arriveremo, però da questo punto di vista il fatto che nel sangue non ci sia, nel sangue dell'infetto, anche del malato, ci sia poca carica virale, sì, questo è stato ampiamente dimostrato e la differenza è importante. Ma quando noi inoculiamo nel muscolo e facciamo in modo che questa spike venga allegramente prodotta, espressa e circoli, beh, lì i livelli sono molto più alti e questo può fare molto la differenza. E per quanto riguarda gli effetti della spike, che è questa spike in circolo che ha queste conseguenze, che può avere pure questo, non è che ha in assoluto, perché poi per fortuna adesso ci hanno vaccinato in 45 milioni e per fortuna gli effetti collaterali sono una minima percentuale, di questo ce ne rallegriamo. Però può avere in una minoranza e questo giustifica di per sé un qualsiasi tipo di studio, di approfondimento per poter fare in modo che queste povere persone possano risolvere i problemi di cui sono andati incontro, dando
fiducia allo Stato nella strategia vaccinale che aveva proposto, perché c'è pure questa cosa, dice tu sei un Novax, te sei ammalato, sono fatti tuoi, te l'avevo detto, ma questi signori hanno dato retta, si sono vaccinati 2-3 volte e purtroppo troviamo persone nella carrozzella, persone non le troviamo più, vabbè, ma quella, persone con effetti veramente di tutti i tipi, e perché dobbiamo trascurarlo e far finta di niente? Dio, una risposta ce l'avrei, ma è un po' complottista, la lascio stare, però secondo me formalmente lo Stato avrebbe il dovere almeno di provare a come, come dire, il cittadino ha dato retta allo Stato nella strategia vaccinale, adesso il cittadino che ne paga le conseguenze deve essere rifuso dallo Stato, ma non coi soldi. Sì, vabbè, non è quello il problema è rifuso in salute. La salute è un qualcosa che dobbiamo cercare di restituire a queste persone che hanno dato retta, che hanno seguito le indicazioni del ministero. Far finta di niente, secondo me, è una cosa orribile. Comunque, in Italia mediamente fanno finta di niente. Questa è la cosa. Prego. Effettivamente, d'accordo, certo, i pazienti motivano per problemi cardiologici, per problemi di tipo trombotico. Sono incidenti cerebrovascolari verificanti, tutti i pazienti, insomma, saltano poi anche queste cose. Per cui, in verità, alcune di queste cose, non so quanto questo sia stato il vaccino, quanto diciamo avrebbe potuto essere il virus di per sé, ma non lo dico in maniera provocatoria, effettivamente non lo so. Di fronte a adesso questa popolazione che praticamente è tutta vaccinata, anche no, adesso che ho scritto un video report, di 3 pazienti che hanno sviluppato una miasteria grave alcuni giorni dopo aver fatto il vaccino. Evidentemente, adesso parliamoci chiaramente, poteva essere legato a quello, ma anche non essere. In questo momento una cosa di questo genere ha interesse, la gente è sostanzialmente lo legge, ma l'unico elemento forte era poi, diciamo, un criterio temporale. Non è successo 4 anni dopo, non è successo prima, e poi effettivamente puoi trovare nella letteratura disponibile dei meccanismi che potrebbero spiegare quello che è successo. Vi posso anche dire questo, che i meccanismi che avevamo pensato è stato, diciamo, saltato col 3° paziente che aveva un certo tipo di anticorpo per la miasteria piuttosto che per un altro, per il quale si trovava questa spiegazione. Quindi non lo so, quindi quando io quello che mi domando è impossibile saperlo, io non sapevo. Allora, in questo momento, qual è la probabilità che nei prossimi 7 giorni, 10 giorni, cioè qual è la percentuale, diciamo, la probabilità di avere dei pazienti che sviluppano la miastenia? Allora, se io guardo a questa cosa, guardo quelli vaccinati, è cambiato oppure no? E questo penso che valga un po' per anche, non so, i tumori e le cose. Sì. Secondo me è giusto segnalare e studiare proprio perché uno impara, perché abbiamo avuto un esperimento da un punto di vista epidemiologico unico, cioè scoppiata la bomba atomica. Cioè nel Medioevo c'era la peste, diciamo più o meno ogni 30 anni, diciamo, che loro avessero, ripuliva tutto, aveva anche degli effetti positivi. Selezionava. Sì, ma non solo selezionava. C'era meno gente, c'era una gente che rimaneva la più ricca, cioè c'è tutta una parte di cui funzionava. Però voglio dire, questa è stata la peste. Quindi anche adesso io non ho nessuna simpatia particolare per l'ex ministro in generale, per i politici. Obiettivamente, scusate, voi vi propongono, diciamo, il doppio vaccino e voi non decidete di non farlo. Fate uno studio per aspettare di vedere che in verità sarà d'accordo. Non sarebbe stato certo. No, mettiamoci al momento in cui fare la scelta. Poi uno si può domandare da un punto di vista economico, ma vale la pena di buttare via tutto questo? Visto che magari dicono, non abbiamo il posto dove tenerlo. No, perché non mi stupirei. Perché voglio dire, questo è una delle considerazioni che anche adesso. Diciamo, col segno di poi è più giusto avere un segno di poi, cioè andare a vedere un conto. La cosa prima... No, prego. Questo zitto. Allora, secondo me non c'è nessun trattamento immunosoppressivo, immunomodulatorio. Io penso alla sclerosi multipla, insomma, tanto per dire questi anticorpi monoclonali.
ma certo, diciamo, riescono a incidere sulla storia naturale della malattia, contrariamente a quanto fino a un certo punto bisogna dire. Però è chiaro che tu paghi la maggior parte. Certo. Quindi, effettivamente, qui la tengo a spiegare in tutto, è abbastanza chiaro che in verità tu fai decidi col paziente. Io ti posso dare un trattamento più aggressivo, probabilmente potrete incidere maggiormente sulla storia naturale della malattia, ma con maggiori rischi. Quindi cosa puoi fare? Penso che l'obiezione sia proprio che chi si è vaccinato non è che hanno detto sta cosa. Sì, ma voglio dire, ripeto, stiamo parlando della peste. Stiamo parlando della peste. Questa è la situazione. Poi dopo, quello della scrivimento da questo punto di vista, è diverso, insomma. Sì. Riesci a capire esattamente quello come io stesso, non so. Sì, sì, sono d'accordo. Oddio, assimilare alla peste forse è un po' perché poi fondamentalmente i livelli di mortalità non sono assimilabili, e poi teniamo conto che tanta mortalità è stata sviluppata per consigli, come dire, terapeutici non particolarmente brillanti, che sono stati smentiti pochi giorni fa nel silenzio generale, ovvero si parla della tachipirina, eccetera, eccetera. Certo che se un paziente lo porti in ospedale quando ormai c'è 80 o 75 di saturazione, senza avergli fatto nulla prima, quindi la mortalità, pure l'indice mortalità è stato molto inquinato da questo tipo di strategie. Poi, e fondamentalmente, io sono d'accordo con quello che se posso darti il tuo, che hai detto, dal punto di vista di chi governava, dice certo, c'è il vaccino, che fai? Vedevi la gente morire, che fai? Lo neghi? No, non lo neghi assolutamente, ma neanche lo imponi, nel senso che offrirlo va bene, ma arrivare al punto di doverlo imporre per andare a lavorare, per andare in palestra o addirittura per campare a una certa categoria di persone, quella è stata la cosa più odiosa. Io personalmente non ho nulla contro alla scelta di mettere a disposizione questi vaccini, ho molta critica in questi provvedimenti di restrizione sociale che secondo me gridano vendetta. E ho molta critica anche sul fatto che non si siano avviati studi paralleli. Nel momento in cui tu diffondi nella popolazione generale un qualcosa di cui non sei sicuro, il minuto dopo devi cominciare, prendi i tuoi istituti di ricerca che stanno a perdere tempo a cose del genere e dici: adesso voi da domani studiate e mi convincete del fatto che questo vaccino funziona abbastanza, ha effetti collaterali oppure no. Allora, come dire, lo Stato sarebbe stato credibile nel mettere le due cose contestualmente, ma offrire o imporre una strategia del genere e poi dire vabbè, ma tanto tutti i farmaci possono avere effetti collaterali, a me sembrava una cosa... Però non è che devi tutti fare, cioè anche lei, non è questo, no, voglio dire, è chiaro che questa cosa, cioè anche lì, secondo me, però adesso qui ci spostiamo da un punto di vista più politico, perché devi decidere. La mia strategia è questa, e perché la mia strategia possa funzionare, io voglio una vaccinazione di massa. Adesso effettivamente, secondo me, è giusto vedere queste cose con il segno per poter imparare da quello che è successo. Certamente. Quando dico un po' la peste, perché effettivamente non è proprio un evento, diciamo, infettivo così importante. Mm-hmm. E per il quale sostanzialmente non c'era difesa, insomma, perché paradossalmente per l'AIDS forse c'era più difesa, insomma, su almeno sui comportamenti. Sì, sì, certo, no, ma chiaro, sì. Quindi, bastava avvicinarsi che uno se lo prendeva, no, sicuramente. Secondo, sì. Secondo me, certo, adesso col senno di poi potremmo dire alla prossima. Vabbè. La prossima vita, speriamo. Va bene. Grazie di queste osservazioni. Io l'ultimo quarto d'ora, semplicemente così, un po', in maniera un po' autoreferenziale, me ne scuso, vi racconto quello che vuole essere il nostro contributo nel discorso dei vaccini contro la SARS-CoV-2. E questo è il gruppo, i miei pochi collaboratori che formano il gruppo di cui sono responsabile.
fondamentalmente il discorso nostro è nato da una tecnologia che già avevamo sviluppato in campo oncologico, ovvero sia la capacità da parte nostra di ingegnerizzare, cioè ovvero sia di fare in modo che proteine di nostra, diciamo, di nostra scelta potessero essere incorporate dentro le vescicole extracellulari. Le vescicole extracellulari sono delle nanovescicole che tutte le cellule sane del nostro corpo rilasciano spontaneamente. Noi abbiamo messo a punto una tecnologia per cui siamo in grado di fare in modo che queste nanovescicole possano incorporare dentro loro stesse un antigene, si dice, cioè un immunogene a nostra scelta. Nel campo dell'oncologia, ovviamente abbiamo utilizzato antigeni tumorali, cioè che specificamente le cellule tumorali esprimono. Nel campo della virologia abbiamo inserito dentro queste vescicole extracellulari una proteina del virus. Il meccanismo poi fondamentalmente è quello della induzione dell'immunità CD8. Questo tipo di strategia è in grado di fare in modo che il sistema immunitario reagisca sviluppando una risposta contro la proteina di nostra scelta, contro l'antigene, soprattutto CD8 ma anche CD4, ma io sottolineerei l'effetto dei linfociti CD8 citotossici. E questo nell'oncologia è molto importante, perché poi è uno dei goal, è uno degli scopi fondamentali di molte delle terapie immunologiche il cui scopo è quello di combattere i tumori. Quindi è una sorta anche questa di immunoterapia dei tumori o delle infezioni. Nel caso questa è semplicemente un'immagine a microscopio elettronico delle vescicole extracellulari. Vabbè, ho voluto schematizzare, ma come dire, vado molto veloce, semplicemente i meccanismi che sono alla base della cross presentation, cioè di questa funzione, questa possibilità che le proteine all'interno della vescicola extracellulare, quando vengono prese dalle cellule dendritiche, cioè da quelle cellule che sono importanti nell'indurre l'immunità cellulare, poi attraverso meccanismi di cross-presentation, che possono essere sia intracitoplasmatici oppure vescicolari, fondamentalmente alla fine fanno in modo che queste cellule dendritiche siano armate, siano capaci di istruire i linfociti a combattere l'antigene che noi abbiamo individuato. Questi sono i risultati che abbiamo avuto in oncologia. Qui abbiamo combattuto i tumori mammari con l'antigene che abbiamo selezionato, LR2, che è un antigene che spesso e volentieri si manifesta nei tumori della mammella anche nell'uomo. E abbiamo misurato l'efficacia in termini dello sviluppo del volume dei tumori nei topi immunizzati rispetto ai topi di controllo. Queste sono le curve di sopravvivenza. E un risultato ancora più eclatante l'abbiamo avuto applicato nel combattere i tumori indotti da HPV, cioè da proteine dal virus del papilloma. In questo caso, Come vedete, la curva di sopravvivenza, cioè uno shift veramente importante rispetto ai topi di controllo non inoculati o inoculati con vettori di controllo. E quando questi topi che sono sopravvissuti li abbiamo rinoculati con le cellule tumorali, cioè proprio una sorta di cattiveria abbiamo fatto a questi topini, bene, l'immunità che abbiamo indotto col nostro vaccino antitumorale è stata talmente potente che questi topi sono rimasti protetti praticamente per sempre dal tumore che per la seconda volta gli abbiamo infuso, le cellule tumorali gli abbiamo infuso la seconda volta. Allora, nel campo del prego. Allora, per la dimostrazione di principio che adesso vado a illustrare per SARS-CoV-2 e anche nell'applicazione dell'oncologia attraverso un vettore a DNA. E la stessa cosa può essere pensata per l'mRNA o in qualche altro modo. Però io tendo a sottolineare, allora, per l'oncologia il discorso di infondere DNA non è particolarmente, come dire, invasivo quando uno va a fare discorsi di costo-beneficio. Ovviamente nelle persone sane è implausibile prendere e infondere costrutti molecolari sintetici, anche se
tendo a sottolineare che il vaccino AstraZeneca non è altro che una molecola, non faceva altro che produrre una molecola di DNA di 30 kilobasi. Quindi la nostra proposta di inoculare in caso DNA di poche kilobasi non dovrà essere neanche considerata così, però la nostra via vuole essere un'altra, cioè utilizzare il DNA in caso di SARS-CoV-2 per arrivare a una prova di principio, cioè funziona o non funziona, c'ha senso o non c'è senso, e invece poi sviluppare un vaccino mucosale basato su preparazioni di vescicole extracellulari ingegnerizzate. Nel senso che a questo punto alla persona sana si potrebbe, diciamo così, al topino sano, che è più realistico, noi infonderemo delle vescicole extracellulari che abbiamo preparato in laboratorio, in GMP, GLP, quello che è, in modo da sviluppare l'immunità a livello proprio delle vie respiratorie. Ovviamente per arrivare a questo, che non è proprio una cosa, la cosa più banale del mondo, ovviamente uno deve avere le prove che questa strategia funzioni, perché se no uno fa tutto sto carosello, poi alla fine non serve a niente, quindi rischia di essere semplicemente una perdita di tempo. Quindi il nostro approccio mucosale voleva si è basato sulla produzione di vescicole extracellulari ingegnerizzate con la proteina N del SARS-CoV-2. Questo è il vettore relativo in cui la proteina N viene messa in C-terminale della proteina che fa da anchoring, si chiama NEFMUT, vabbè, questo è un dettaglio, è la proteina che permette di ingegnerizzare la proteina N dentro la vescica extracellulare. E questo è semplicemente per dimostrare un concetto fondamentale. Mentre la Spike ci ha fatto diventare matti in questi anni, perché variava ogni 5 minuti, veniva fuori una variante, la proteina N, nello svolgersi, nell'apparire, nell'emergere di tante varianti, è praticamente rimasta uguale a se stessa. È un prodotto praticamente, non dico a variazione zero, a variabilità zero, ma molto, 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 variabilità molto, molto ridotta. E questo è un grosso vantaggio rispetto ai vaccini anti-spike. E questo è semplicemente per sottolineare un fatto, cioè che le vescicole extracellulari che possono emergere dopo che abbiamo inoculato nel topino, nel quadricipite del topino, il costrutto esprimente la proteina N, le vescicole così ingegnerizzate hanno di per sé la capacità di andare di diffondere ovunque nell'organismo, e soprattutto, questi sono studi che sono stati fatti inoculando i topi con vescicole extracellulari bioluminescenti o fluorescenti, soprattutto nei lungs, cioè nei polmoni. Quindi la capacità, in questo caso il nostro immunogeno ha la capacità di infiltrarsi nei polmoni e generare proprio lì l'immunità che serve. È diverso rispetto all'approccio vaccinale, quello distribuito a tutta la popolazione. Qui la cellula dendritica del polmone ha la possibilità di captare l'immunogeno e quindi di creare dei centri germinali o nei linfonodi mediastinici, e di creare quella immunità che serve di più, cioè quell'immunità a livello polmonare che può contrastare meglio l'infezione. Eccoci. Faccio una domanda, io per primo temo possa non avere risposta, ma no, da un punto di vista virologico, quindi proprio tua specifica esperienza e conoscenza, ci sono delle ragioni intrinseche per cui il nucleocapside non dovrebbe essere una proteina esposta a un elevato tasso di mutazioni, per questioni del virus, oppure per paradosso, per esempio, perché i prodotti vaccinali che sono stati sviluppati non la consideravano un bersaglio e quindi non è stata sottoposta a una pressione specifica? Esiste il concetto della fitness, cioè ci sono delle sequenze, ci sono delle proteine strutturali che non consentono particolari mutazioni, e ove si selezionassero delle mutazioni non favorevoli, il virus avrebbe difficoltà o comunque svantaggi nel prodursi, nel replicarsi. Questo succede, abbiamo visto classicamente nell'HIV. Nell'HIV la proteina GAG non può variare più di tanto. Per quale motivo? Perché sennò poi il virus, cioè si selezionano virus di altro genere in cui la GAG rimane conservata. È lo stesso in altri termini con SARS-CoV-2.
devo dire che i sequenziamenti della proteina N vanno di pari passo nelle varianti con i sequenziamenti della proteina S. L'effetto del vaccino, questa è una buona domanda, perché la pressione non è stata fatta su N, ma è stata fatta su S. Però se noi dobbiamo imparare qualcosa dalla virologia, diciamo, di altri campi, possiamo ipotizzare che non c'è tanto, potrebbe non essere tanto importante la pressione vaccinale, ma quanto il fatto che il virus, la struttura capsidica, necessita di certe conformazioni secondarie terziarie, fuori delle quali il capside non si assembla più, o si assembla male, o si assembla in maniera non efficiente, insomma. Quindi una specie di selezione, di autoselezione si fa, per cui la proteina N è costretta un pochino a mantenersi conservata. Allora, io semplicemente vi faccio vedere, ma molto succintamente, i risultati dal punto di vista dell'immunità circolatoria in questi topini che abbiamo inoculato col nostro vaccino. Questo spicchietto rosso è semplicemente la percentuale di linfociti CD8 che abbiamo trovato in circolo, specifici per N, ma che sono, come dice, polifunzionali, cioè sono quei linfociti CD8 che molto probabilmente sono quelli che potrebbero essere in grado di aggredire le cellule che esprimono il virus SARS-CoV-2. Cioè, in questo caso i linfociti vengono identificati per l'espressione di contemporanea di tre citochine, che sono il gamma, IL-2 e TNF-alfa. Semplicemente un controllo di qualità del nostro preparato vaccinale. Qua mi scuso della complessità della cosa, ma io semplicemente voglio far notare di come all'immunità circolatoria questa strategia si accompagna anche lo sviluppo di una memoria immunitaria a livello dei polmoni, e questa non è una banalità, perché per ogni vaccino, per essere tale, deve durare nel tempo. E infatti uno dei grossi difetti di questi vaccini è dopo 3 mesi, come dire, tra l'altro la quantità di anticorpi circolanti è sempre andata giù. In questo caso, nel nostro caso, siamo stati in grado di dimostrare che questo tipo di strategia fa in modo che nei polmoni si generi una risposta immunitaria, una memoria della risposta immunitaria, e poi abbiamo anche dimostrato che in effetti dura nei mesi. Nei topi 3-4 mesi significa anni nell'uomo, però poi il discorso dei topi e dell'uomo è pure, come dire, sono approssimazioni a volte ottimistiche, quindi... Prego? Intramuscolare, sì. Sono sempre intramuscolari. Questi sono esperimenti di prove di principio, come dicevo io. Ancora non siamo andati sulle vescicole intranasali, perché come dire, abbiamo avuto la prova che la cosa possa avere senso pochi giorni fa. Allora, questi sono semplicemente per farvi vedere di quanto questo vaccino possa inibire la replicazione del virus a livello dei polmoni. Allora, in questo grafico noi siamo andati a misurare l'efficienza, l'induzione di immunità a livello dei polmoni, misurata come quantità di linfociti CD8. Insomma, e questo è rappresentativo, questo esperimento. In questi 6 topini abbiamo visto che 4 topini hanno risposto bene, 2 sono stati piuttosto sfortunati, la stellina e il rombo. La risposta è stata abbastanza scadente. E infatti, quando poi andiamo a infettare i topini stessi, vedete che i risultati migliori in termini di diminuzione di viral load nei polmoni, sottolineo nei polmoni, mentre nei topi che hanno avuto una risposta migliore lo shift è importante, anche vedete sotto 10 alla 3, nei controlli siamo a più di 5 per 10 alla 7, quindi 4 logaritmi, 3 logaritmi e mezzo. Laddove invece la risposta è stata più debole, e il virus ha avuto più gioco, sempre un'inibizione sicuramente meno importante. Ovviamente questo tipo di strategia è al di là della chimera della immunità sterilizzante. Non siamo in quel campo, siamo in un altro campo, siamo in un campo del controllo dell'infezione del virus, perché controllare bene la replicazione del virus offre pure il vantaggio all'organismo di reagire con le armi che ha innate, con l'immunità innata, l'immunità adattativa di per sé. Quindi una cosa è che il virus si sviluppi con 1 milione di particelle, una cosa è che invece di 1 milione di particelle ce ne siano 100 o 1000, quindi, come dire, offriremmo un vantaggio non da poco da questo punto di vista. E infatti, tra i vantaggi che possiamo assommare in questa strategia, possiamo sicuramente catalogare il fatto che usiamo la proteina che non muta, che questo tipo di strategia induce una memoria, induce un'immunità a livello dei polmoni, e che questa immunità dura nel tempo,
E poi una cosa che non è una banalità, ma noi abbiamo evidenze che la possibilità di usare diversi antigeni contemporaneamente, nel senso che adesso non ve li faccio vedere i risultati, ma l'immunità a livello dei polmoni, se abbiamo fatto degli inoculi con la proteina M, con la proteina N e anche con la proteina S, abbiamo visto che i polmoni dei topi reagiscono con immunità verso ciascuna delle tre proteine. Ok, quindi come dire, potrebbe essere anche un approccio vaccinale multiproteico, che tutto sommato potrebbe avere i suoi vantaggi da questo punto di vista. E mi ha fatto piacere il fatto che il 24 maggio, cioè 2 giorni fa, ricercatori tedeschi, ma veramente non solo tedeschi, anche svedesi, cioè di tutta Europa, pubblicano su Nature Communication questo lavoro importante, che conclude in questa maniera. Ovvero si arguing for the inclusion of the corresponding antigens, cioè del N, loro chiamano N, lo chiamano NC, in the next generation vaccines designed to combat COVID-19. Ovvero sia, a questo punto sarebbe importante, sulla base dei dati clinici che loro hanno mostrato in questa pubblicazione, ovvero sia che il numero dei linfociti CD8 e CD4 anti-N è inversamente proporzionale alla severità della malattia, e loro concludono dicendo: guardate, i prossimi è inutile continuare con questa proteina S, e sarebbe da considerare per i vaccini di prossima generazione cambiare target, e N potrebbe essere un buon target da questo punto di vista. Concludo con un grazie per aver sopportato il venerdì pomeriggio alla fine della settimana, e questo vi fa un grande onore. Grazie a tutti. Sei disponibile ancora per qualche domanda? Se ce ne Ma sono. Io non mi alzo da qui, anche perché non ce la faccio. Quindi. Acqua ce n'è ancora, quindi diciamo. Non so. Eccoci. Mi chiedevo, quindi il modello utilizzato, magari un po' nell'ambito sciocca, è un po' più simile all'infezione naturale, poi quello che ci si aspetta, quindi si può semplificare, cioè, vista la distribuzione, che mi sembra molto più. Il fatto, cioè, quello che si chiude sarebbe quello che il corpo farebbe. Sì, ci sono indicazioni che possa essere esattamente come lei dice. E ovviamente poi io quello che dicevo prima, bisogna sempre stare attenti dai risultati che si hanno nei modelli sperimentali animali e poi passarli nell'uomo, perché a volte ci sono delle differenze, spesso e volentieri in peggio, qualche volta in meglio. Però, quindi non è che vogliamo andare a strombazzare chissà che cosa. Noi abbiamo ottenuto questi dati nel modello preclinico, quello diciamo più utilizzato, e quindi come dire, la scelta della proteina N potrebbe avere senso, ma finché queste cose non vengono un minimo testate sull'uomo è accademia, e va bene anche l'accademia, poi siete all'università, quindi eccoci. Due domande. No, la prima è abbastanza ovviamente. Uno dei problemi maggiori con tutti i vaccini basati sulla spike, indipendentemente dalla tecnologia, poi gli acidi nucleici aggiungono degli incognite, però tutti i vaccini basati sulla spike è la tossicità, la patogenicità intrinseca della proteina. Davvero, per esempio, i miocarditi sono state evidenziate anche i vaccini spike su unità proteica, assolutamente. Il vaccino Novavax, per esempio, la Svizzera lo ha sospeso sotto i 20 anni esattamente per la questione di miocarditi. Quindi la prima domanda è: che cosa sappiamo invece dell'eventuale patogenicità della proteina N? E poi la seconda domanda, invece, diciamo distante ma correlata. Rispetto all'opportunità, che mi sembra sia la tua posizione, anche confermata da altre voci che ci ha fatto vedere, anche di pensare per un domani a strategie multi-antigene, dall'altro lato, che cosa sappiamo? Io sono completamente fuori dai miei radar, rispetto invece all'efficacia delle strategie con quei prodotti che in qualche paese del mondo, che per noi dal punto di vista geopolitico non esiste, però sono basati invece, per esempio, sul virus integrale ucciso in attività.
Allora, patogenicità della proteina M è stata poco indagata per il semplice motivo che, non essendo stata considerata finora da nessuno, quasi nessuno, come target vaccinale, da questo punto di vista, come dire, evidenze dirette non ci sono. Evidenze indirette sembrerebbero suggerire il fatto che questa proteina N non abbia particolari ripercussioni acute. Nel senso che io mi ricordo almeno un paio di lavori in cui si sottolineava il fatto che a breve termine dall'infusione di proteine ricombinante, proteina N, nulla era stato visto di particolare, ma erano studi molto limitati e assolutamente da confermare. E rispetto all'altro discorso sul virus intero, qual è il vantaggio? Qual è il vantaggio? Il vantaggio di questa strategia è che gli esosomi o vescicoli extracellulari hanno la capacità di andarsi passano pure la barriera ematoencefalica, volendo. Quindi hanno una capacità di infiltrarsi nei tessuti ben diversa da quelle che possono essere particelle anche virali inattivate in qualsiasi modo o somministrate in qualsiasi modo. Qual è il meccanismo attraverso il quale un vescicolo cellulare è in grado di attraversare la barriera ematoencefalica, cosa che per molti virus o inattivati o vivi o del genere non succede, è stato indagato, ci sono dei dati in proposito, non è stato tutto risolto, ma l'evidenza che gli esosomi e le vescicole cellulari hanno questa capacità di infiltrativa in qualsiasi tessuto è un dato assodato che può avere molti vantaggi, forse anche qualche svantaggio, nel senso che quando tu un immunogeno lo vai a targettare in un organo che non interessa, magari se il contenuto di questa vescicola non è particolarmente gradito all'organo, potresti fare solo che danni. Però quindi è importante che ciò che noi mettiamo dentro la particella extracellulare del vescicolo extracellulare non sia tossico. Quindi mi rifaccio alla tua prima domanda: è importantissimo che la proteina N, nel caso, come dire, qualcuno ci concedesse di andare avanti con le nostre ricerche, venga definita come una proteina non aggressiva per i vari sistemi, nelle ovaie, nei polmoni, nel cuore, eccetera, eccetera, perché sennò siamo da capo a 12, gli diamo un'altra schifezza, buonanotte, non è quello il target, eh? Quindi, però finché le cose non si fanno sul modello umano, utilizzereste queste vescicole che contengono la proteina dentro, all'interno, non è esposta assolutamente. Le vescicole ingegnerizzate hanno la stessa, diciamo, antigenità esterna delle vescicole naturali. Quale ti riferisci, scusa? Nature Communications. Ah no no, quello è uno studio clinico in cui sono andati a misurare, a valutare la risposta immunitaria, ok, a caratterizzare i linfociti CD8 anti-N, i linfociti CD4 anti-N, ok, in parallelo con i linfociti CD8 anti-S o CD4 anti-S, con la severità e il viral load, la severità della malattia, e hanno visto la correlazione inversa con i linfociti anti-N, ma non con gli anti-S, cioè, gli anti-S sono praticamente inutili. Sono altre domande? Sì, ecco, il virus inattivato, i cinesi. Cubani. Per esempio i cinesi, per esempio i cubani. Cubani, soberana. I cubani, no, io dicevo, ho detto in maniera un po', però paesi che geopoliticamente, ma anche scientificamente, apparentemente per noi non esistono, perché almeno per quello che mi riguarda, ma cerco di tenermi abbastanza aggiornato sul tema, ma è veramente difficile trovare dati su prodotti che non siano quelli che sono sì, autorizzati per la nostra area, diciamo, per la nostra parte. Diciamo che c'è un rapporto 1000 a 1. Per esempio c'è un vaccino cubano che adesso mi sfugge il nome, non credo sia Soberana, che l'altro non so più come si chiama, Abdala forse, ma che dal mio punto di vista è interessantissimo dal punto di vista della struttura, perché loro hanno isolato la regione della spike che lega la C2, quindi sì, praticamente la regione d'attacco, l'RBD esattamente, e l'hanno coniugata in maniera covalente col tossoide tetanico. Ah, sì, l'ho letto. Tant'è vero che dal punto di vista mio farmacologico, il punto sarebbe
se una molecola di questo genere, il tossoide tetanico, che è una tessina però totalmente inattivata, il punto sarebbe per esempio verificare in opportuni modelli se una molecola di questo genere, come potrebbe essere plausibile, abbia perso completamente l'attività biologica, allora a questo punto torneremmo più o meno al paradigma del tossoide tetanico e probabilmente avremo un prodotto con un profilo, diciamo, di tollerabilità molto molto buono, senza tutte le incognite legate invece a un'attività biologica residua della proteina stessa, perché poi il punto intorno a cui giriamo è un po' questo. Se perdesse tutta l'attività, quale sarebbe il punto di questa strategia? Se perdesse tutta l'attività biologica, mantenendo quindi soltanto il profilo antigenico, alla fine se l'RBD... Usato come adiuvante, insomma. RBD con... adiuvato dal tossoide tetanico. Sì, chiaro. Ma se l'RBD fosse dimostrato come inattivo dal punto di vista funzionale, a questo punto tu non hai più nessuna proprietà biologica della proteina nativa, hai soltanto l'antigene, ma che ti fa solo da antigene, senza fare nient'altro. Assolutamente. Comunque se ti permetterai comunque a sottolineare il sistema immunitario, quindi alcuni di questi problemi sembrano essere legati non tanto alla proteina. Sì, però attenzione, adesso per carità è un discorso assolutamente teorico, però dico attenzione perché gli effetti, chiedo scusa Maurizio, ma dimmi se la colgo giusto, gli effetti per esempio di cui ci parlavi tu, potenzialmente immunosoppressivi sui macrofagi, TGF beta, eccetera, eccetera, molto probabilmente ci sono proprio in quanto c'è una spike integra che ha una serie di attività, cioè non è la stimolazione antigenica, è una spike integra che mantiene la capacità di interagire con il settore. Il punto sarebbe di integrarlo, questo è un po' il senso. Se non ci sono altre domande, io concludo in realtà con una chiosa a cui tengo molto. Prima di tutto, ancora grazie Maurizio Federico per questa lettura di oggi pomeriggio. Io sono molto lieto di aver riportato questo tema qui in... Vorrei dire con un po' di come si dice, superbia, autoreferenziali. Ma qui in Ateneo, perché alla fine le opportunità di parlare di questi temi qui in Ateneo ad oggi sono state create, correggetemi se sbaglio, quando soprattutto Silvia, Alice, eccetera, ma dal nostro programma di dottorato che già nel 2021 organizzò una giornata, diciamo così, di chiamiamola riflessione, di condivisione di esperienze, ognuno dal suo punto, eravamo nel 2021, quindi ancora più in trincea di oggi, ma insomma una giornata di riflessione e condivisione di esperienze che venne fuori, tra l'altro estremamente ricco, cioè scoprendo che sia componenti del collegio, come anche iscritti al corso di dottorato, in realtà al di là del coinvolgimento personale umano che ovviamente ci accomunava tutti, stavano... sviluppando anche delle attività, insomma, di ricerca e sui temi correlati al Covid, in parte anche ai vaccini, perché per esempio scopriamo lì il lavoro estremamente interessante sviluppato dal professor Angeli, Fabio Angeli, cardiologo del nostro collegio, ad esempio, ha fatto un lavoro documentato con una serie di pubblicazioni interessantissime che fanno precisamente nella linea del ragionamento sulla tossicità della spike, sia virale che vaccinale. E quindi volevo concludere, semplicemente riprendo lo spunto da quello che diceva Silvia Ceruti, che la domanda che la dottoressa Ceruti ha fatto prima a proposito della questione spike virale, spike vaccinale, cosa fa uno, cosa fa l'altro, eccetera, eccetera, tocca in realtà, a mio modo di vedere, uno dei paradossi maggiori di tutta questa vicenda, di tutto questo discorso, prima di tutto dal punto di vista della ricerca scientifica, che poi necessariamente si intreccia anche con questioni di carattere purtroppo sociopolitico, quindi tutto diventa molto intricato, però il punto è, come dire, ad esempio la discussione sul profilo di efficacia e sicurezza dei prodotti vaccinali, ad oggi, come di fatto implicitamente è venuto fuori anche dalla discussione che abbiamo avuto oggi pomeriggio, rimane essenzialmente, io inviterei a fare questa riflessione esplicita, perché altrimenti implicitamente non ci rendiamo, io per primo non mi rendo nemmeno conto del bias di approccio, unicamente sul piano epidemiologico statistico,
epidemiologico statistico, quindi come giustamente dice Maurizio, la frequenza, che frequenza, che provi da sé che la settimana prossima mi vengono in osteria, c'è sicuramente, che è esattamente l'approccio, per esempio, per la valutazione epidemiologica della tollerabilità dei vaccini, in generale, mica soltanto di questo. E resta su questo piano, dal mio punto di vista, che è un punto di vista appunto specificamente clinico, ma farmacologico sperimentale, per due ordini di motivi correlati. Uno, che ai produttori, agli sviluppatori di tutti questi prodotti non è stato chiesto null'altro rispetto alla valutazione condotta su questi prodotti, non è stato chiesto null'altro che la valutazione di immunogenicità. Sì. Uno dice, nel 2020 va sicuramente, figuriamoci, nel 2020 eravamo nel paradigma della peste nera, quindi giustamente nel 2020 non si vedeva l'ora di... Dopodiché però 2020, 2021, 2022, 2023, insomma, nel 2020 ancora la Juventus vinceva. E adesso, non me ne parlare. Un mondo di cui io non riesco a farmi una ragione, per dire, quindi le cose cambiano e ci si può aggiornare, questo è un aspetto. Poi l'altro aspetto assolutamente paradossale, anche con Maurizio abbiamo condiviso in tante discussioni, è questi prodotti ad oggi, se per esempio un ricercatore, un istituto come il nostro dovesse studiare come vogliamo, con i modelli adeguati che di fatto riteniamo di avere, il nostro istituto si occupa di immunologia, di infiammazione, di periferico, centrale, eccetera, eccetera, come lo sai bene, questi prodotti non sono disponibili. Non sono disponibili. Il mio è un discorso tecnico e non mi chiedo nemmeno la ragione per cui non sono disponibili. Mi colpisce il fatto che, come ci siamo detti, si mandano al massimo centinaia di milioni di dosi e si mandano al massimo, quindi non è che uno dica non te li do per fare ricerca sperimentale perché mi servono, funzionale, eccetera, eccetera, perché altrimenti li levo ai pazienti. Riusciamo a salvare 10 vite in meno. 100 milioni di dosi le mando al massimo e non te le do per fare ricerca sperimentale. Questo è un problema enorme, per cui, ritornando alla domanda di Silvia Cerutti, per paradosso restiamo sul versante del ragionamento sull'efficacia e sicurezza vaccinale, restiamo sul piano epidemiologico statistico, sappiamo pochissimo dell'aspetto cellulare molecolare dell'attività di questi prodotti, quindi per esempio facciamo molta fatica. Se da un lato oggi abbiamo, ma oggi, dopo 2 anni e mezzo, abbiamo delle evidenze anche assolutamente autorevoli, per esempio dei quadri istologici funzionali di quello che può essere la citochinopatia nell'infiammazione cardiaca, che hai fatto vedere quel lavoro di Science Immunology estremamente, non so, sono tanti altri. Dall'altro ci sono delle sindromi estremamente, dall'altro c'è un quadro, per esempio, Maurizio ricordava la questione miastenie o altre patologie di carattere neurologico, ma del tutto convenzionali, che però ad oggi si fa molta fatica a connettere in senso causale al di là del criterio puramente cronologico, proprio per la mancanza di un nesso di carattere meccanicistico. Uno dice la miastenia, sì, d'accordo, in sequenza, però dopodiché la domanda per quale potrebbe essere il meccanismo patogenetico? La risposta ovviamente non c'è, ma non c'è perché nessuno ha mai avuto l'opportunità di fare studi adeguati rispetto a un possibile meccanismo che potrebbe esserci, ma potrebbe anche essere escluso. Certo, finché uno non lo studia. E poi ci sono delle sindromi, e di cui parlo per esperienza diretta, insomma, con rapporto e collaborazione con associazioni danneggiati che insomma raccontano storie estremamente problematiche. Io non lo so, sono tutti danneggiati, nessuno da noi, non credo che lo siano realmente tutti. D'altra parte è altrettanto verosimile, è altrettanto inverosimile che non lo sia nessuno. Ci sono dei quadri clinicamente molto atipici che spesso vengono classificati come neuropatia delle piccole fibre. Non so veramente che esistesse la neuropatia delle piccole fibre prima che venissero fuori questi quadri veramente difficili da chiarire e gestire, però anche loro si ritrovano in una situazione nella quale poi manca
il possibile nesso, perché mentre per dire per l'aspirina tu dici è assolutamente plausibile il legame tra aspirina, gastrite e ulcera peptica, perché sai perfettamente qual è il potenziale lesivo dell'aspirina a livello meccanicistico, passaggio per passaggio, in questo caso manca totalmente questo tipo di informazioni. Quindi c'è uno spazio enorme per la ricerca sperimentale, clinica, laboratoristica, che in questo momento però non viene negato. E avevi perfettamente ragione tu a dire, d'altra parte credo che anche tu ti sia fatto parte attiva nel promuovere, per esempio, istanze affinché la parte pubblica istituzionale pari, per esempio, dei programmi di ricerca. Sì, non ho avuto molto successo. Anzi, credo, zero. Credo da nessuna parte, però colpisce per esempio che credo praticamente da nessuna parte nel mondo, malgrado questa situazione, esistano dei programmi di ricerca, diciamo, indipendente sul tema. E attenzione, non sto parlando di questioni peregrine che si dovrebbero inventare da zero. Per esempio, noi in Italia abbiamo l'Agenzia Italiana del Farmaco, che da sempre, ogni anno, finanzia dei progetti di ricerca indipendente su problemi farmacoterapeutici rilevanti, che l'Agenzia del Farmaco identifica di anno in anno in quanto temi di interesse pubblico collettivo rilevanti per la sfera. Per esempio, quest'anno il bando aperto che forse si sta chiedendo in questi giorni riguarda la razionale sequenza dell'approccio farmacoterapeutico per una serie di neoplasie rilevantissime, che sia dentro il carcinoma polmonare a piccole cellule, il carcinoma, delle forme di carcinoma epatico, eccetera, eccetera. Quindi, ecco, non, sinceramente, si fa fatica a comprendere come mai manchino programmi analoghi su un tema che ha come importanza e rilevanza, insomma, non ha precedenti. Non lo so. Ho capito adesso una cosa. Ho visto recentemente un paziente che è stato vaccinato al mentale dei dolenti estremissimi delle vie, perché non l'utilizzavano, non aveva avuto. A un certo punto mi ha chiesto, e penso di avere una neuropatia piccola fibra. Io sono rimasto così. Tu hai detto cos'è? No, ma dai. È una condizione abbastanza rara, cioè magari una cardiopatia oppure della diabete positivamente, però colpisce le piccole fibre, quindi un problema già una neuropatia dolorosa. Questo è uno dei ambienti. Quindi, secondo me, lui aveva studiato qualcosa, ma non aveva, diciamo, ben guardato le caratteristiche della diabete piccola. Invece non sapevo questa cosa, adesso me l'aveva studiata, io sono rimasto sui gruppi spontanei autogestiti sui social, sulle map, ci sono ormai tante associazioni che raggruppano tantissime persone. Io ti posso assicurare per esperienza diretta che da un lato sono vivacissimi nel ricercare informazioni, ma dall'altro, come tutte le sedi nelle quali le informazioni sono raccolte in maniera artigianale, circolano delle credenze matriche devastanti. Delle credenze matriche devastanti. E quello è un pericolo. Perché devo dire che è difficile, cioè veramente una cosa, è difficile che uno ti dica una neuropatia di questo. Io credo che in italiano non l'ho mai sentito dire. Però attenzione, ti dico, poi volentieri magari possiamo... Ma è una risposta che però in maniera documentata danno molti tuoi colleghi a persone che arrivano con dei quadri, che arrivano davanti a loro con dei quadri clinici compatibili, si parla di parestesie, anche uventi, bruciori, cose varie, anche da assolutamente strane e apparentemente senza materia, perché poi mossi di materia dal punto di vista quadri accettamento non viene quasi mai fuori nulla. E molto spesso le due principali risposte si sentono dare, se parlano con il neurologo la risposta molto spesso è questa, anche se poi di fatto dal punto di vista terapeutico non si va molto, molto lontano, se parlano con qualcun altro il suggerimento può invece essere quello di andare verso il psichiatra. Quello, questo è un altro... Diciamo una cosa, ma adesso dire proprio il problema di queste cose che è anche difficile da documentare strumentalmente, no? Sintomo il dolore, se non hai diabete, non bevi,
non hai dati doverosi, certo, diventa difficile, no? E in realtà lo serve cosa anche per i trattamenti, no? L'inibitore della prendita della serotonina, e questo fa anche bene, diciamo, sul versante tumore, perché ovviamente sono delle condizioni presenti molto però devo dire che questa cosa credo proprio direi che sicuramente non avrei fatto, io ho sentito dal vero, perché mai avrei pensato a una roba di questo genere, quindi quando mi ha detto sta roba ho iniziato a pensare, no, ho ragione, non averci pensato, però non riuscivo a capire come gli era venuto in mente. Però torno a dire attenzione, perché per esempio sempre nel contesto qui, effettivamente questi sono tutti quadri in cui marcatori diagnostici, laboratoristici, strumentali o altro non ce ne sono. Cioè se hai un quadro, diciamo, riconducibile a una patologia convenzionale, cioè chiara, precisa e, diciamo così, tra virgolette semplice, come può essere una miocardite o una pericardite, lì, da lì non esce, cioè non esce, nel senso lì il discorso è chiaro. E alla fine, al di là delle implicazioni di carattere, se vogliamo, anche medico-legale, quantomeno l'approccio terapeutico è quello convenzionale. Diciamo, paradossalmente, una persona che si trova con un problema di questo genere, post-vaccinale, post-Covid o spontaneo, è, tra virgolette, non dico che è difficile definirlo fortunata, però quantomeno è in una condizione clinica che ha dei percorsi chiari e definiti. Chi si ritrova invece con dei quadri clinici mal definiti, difficilmente inquadrabili, cioè, ho neuropatia a piccole fibre o fibromialgia, sono risposte che però dal punto di vista clinico sono non risposte, ma anche perché sul tema Covid, dico Covid in generale per mettere dentro sia la malattia sia l'immunizzazione. Paradossalmente, tornando su questo, volevo concludere sullo spunto dato da Silvia, abbiamo molte più informazioni sul versante virale, proprio perché il virus in quanto tale, chi è attrezzato per studiarlo, lo ha studiato e lo studia dettagliatamente, quindi per esempio quasi tutto, cioè anzi direi praticamente tutto quello che sappiamo sulla patogenicità della spike in particolare, lo sappiamo dagli studi virologici. I prodotti vaccinali non sono stati minimamente presi in considerazione da questo punto di vista, quindi non c'è nemmeno un punto di riferimento anche dal punto di vista clinico per inquadrare, confermare o escludere possibili danni.